Arca di Noè di Alessandra Saccani è un progetto di CD-ROM nato con il preciso scopo di migliorare la fruibilità e l'estetica di un test medicale. Il progetto Arca di Noè rappresenta l'implementazione multimediale del test audiometrico, cosiddetto LIP, Listening in Progress, somministrato a bambini da 3 a 8 anni affetti da sordità profonda bilaterale. Il test precede e segue eventuali interventi finalizzati ad arginare il deficit sensoriale, come ad esempio la protesi acustica o l'impianto cocleare artificiale. La sua finalità è la valutazione del grado di detenzione, discriminazione e identificazione sonora presente nel bambino con danno uditivo. Il tipo di stimoli sonori che viene somministrato è molto elementare. Suoni familiari, strumenti musicali, emissioni di vocali e così via. La versione multimediale del test nasce da un'esigenza pratica di rendere il test stesso più accattivante non solo ai bambini, ma anche ai logopedisti che lo somministrano. Ora il piccolo paziente deve distinguere tra un'emissione vocale lunga e corta. La logopedista, dopo aver addestrato il bambino al compito, maschera la bocca con il pezzo di stoffa ed emette un suono vocalico corto o lungo. Il bambino indica sul tavolo di fronte un legnetto singolo allorché senta un suono corto, oppure un trenino di legnetti allorché senta un suono lungo. La versione multimediale è stata pertanto strutturata in una serie di brevi filmati animati e di stage interattivi con cui il bambino o l'operatore possono interagire, andando a produrre con le loro azioni determinate sorprese visive ed uditive. Se il bambino supera la prova, l'operatore segnerà su un apposito modulo i punteggi ottenuti sulla base della prestazione corretta, parziale o incorretta del bambino. Il tema visivo prescelto, l'Arca di Noè, è un pretesto per dare un corpo unitario alle immagini e ai personaggi dei CD-ROM. Sono animali, chimere, barche improbabili e molti altri oggetti assolutamente surreali. Ogni sezione del test rappresenta un esercizio e per ogni sezione si è cercato di utilizzare un linguaggio grafico e una dinamica cinematica sempre diversa dalle precedenti. Il grado di interazione bambino-stage è molto elementare per favorire lo svolgimento e la comprensibilità di esercizi che spesso vanno a saggiare abilità mancanti e quindi per esse stesse molto frustranti dei bambini ipoacustici. Lo strumento si è rivelato fondamentale per gli operatori, che possono così veicolare informazioni o richiedere prestazioni utilizzando il canale visivo, le immagini in movimento, le possibilità interattive, la sorpresa, la gratificazione, l'avventura, la favola. Inoltre, rendendo possibile un'interazione con il bambino, si permette all'operatore di meglio comprendere l'avvenuta comprensione da parte di quest'ultimo di tutte le operazioni a lui richieste. Allora, fammi la stessa cosa che fa l'uomo, guarda bene, guarda. Cosa ha fatto? Bravissima. Inkjet Design di Mauro Sanpaolesi è il progetto di un sito molto particolare. Oggi internet per come viene vissuta è ancora del tutto intangibile. Gli oggetti che noi vediamo sulla rete sono intoccabili, intangibili, sono lontani dalla nostra percezione fisica. Non possiamo pesarli, verificarne le qualità di superficie, verificarne la loro consistenza. Sono confinati nella loro rappresentazione digitale dietro al monitor. Il progetto Inkjet Design prevede così il passaggio dalla rappresentazione digitale all'oggetto vero e proprio, attraverso l'uso di una comune postazione computer dotata di una connessione ad internet e di una stampante. Il sito web che ospita il progetto è un contenitore e al suo interno troviamo una serie di laboratori per la costruzione, prima digitale e poi concreta, di piccoli oggetti. La fase dell'elaborazione digitale avviene tramite la personalizzazione di tracce di oggetti fornite dai laboratori stessi, mentre quella realizzativa avviene tramite l'utilizzo della stampante, da cui il nome Inkjet Design. L'utilizzo di tecnologie e mezzi alla portata di tutti
deriva chiaramente dalla volontà di raggiungere la più vasta fascia di utenza possibile. Il sito permette di stampare lo sviluppo piano dell'oggetto, che si è scelto e si è personalizzato. Non resterà pertanto che ritagliare e piegare il foglio di carta per completare il processo ed ottenere il prodotto finito. In qualità di sito contenitore, InJack Design è pensato per ospitare laboratori che possono variare a seconda del tema portante e di ogni singola release del sito stesso. Quella proposta è la prima e ha la finalità di creare oggetti pensati per l'ambito della scrivania, sia a casa che sul luogo di lavoro. Si tratta di una scelta simbolica che li vuole immediatamente vicini alle cose con cui sono stati creati, il computer, la stampante e internet. Gli oggetti giocano ironicamente ed in modo spiazzante sul rapporto con se stessi o con gli altri. Partendo dalla materia di cui sono fatti, la carta, cercano di sfruttarne attraverso forme chiare e schematiche la leggerezza e la vocazione alla comunicazione. Inoltre, la semplicità costruttiva e la monomatericità rendono la realizzazione di questi oggetti accessibile a tutti. Ricalcando il linguaggio e l'iconografia in uso nei packaging, in tutti i laboratori del sito le linee tratteggiate indicano i tagli, mentre quelle continue le piegature. La navigazione all'interno dei laboratori del sito avviene attraverso tre grandi aree caratterizzate da diversi livelli di interattività. Area Opera offre un'interattività fra il navigatore e il laboratorio stesso. Area Coopera permette al navigatore di interagire con un'altra persona via email, mentre Area Continua è caratterizzata da un'interattività fra i laboratori e tutti i possibili utenti del sito. L'intento del progetto InJack Design è quello di fare in modo che i progetti e gli oggetti che ne derivano possono essere diffusi attraverso la rete, ipotizzando un processo costruttivo alla portata di chiunque. L'utilizzo delle periferiche risulta di primaria importanza perché restituiscono matericità ai dati digitati, assumendo la funzionalità di braccia meccaniche. Inkjet Design prevede l'utilizzo della stampante citando il funzionamento dei meccanismi CAD-CAM e cercando di sfruttare al meglio la potenzialità, seppur limitata, di questo mezzo. A differenza del commercio elettronico, che si avvale di molte risorse e mezzi come le spedizioni postali per la consegna fisica delle merci, la logica che sottintende Inkjet Design fa in modo che tutto avvenga all'interno del dialogo remoto fra due stazioni in rete. Uno dei punti nodali del progetto è inoltre la trasposizione e la comunicazione fra media differenti. Traduzione e interpretazione risultano infatti fondamentali per consentire sia il passaggio dell'informazione che la loro trasformazione in nuove forme e linguaggi. Il libro imbullonato di Fortunato De Pero è senz'altro uno degli episodi più interessanti del futurismo. La sua tesi di diploma Fanny Zuccatti lo ha studiato non soltanto per rendere omaggio a un grande artista, ma per vederne da vicino i linguaggi e farli propri. Nelle scuole la facoltà di esprimersi con lo scritto è lasciata a piena libertà ed anzi è portata alle massime conseguenze, mentre è affatto trascurato il raccontare graficamente le esagerazioni, le libere prospettive, le proporzioni analogiche. Tutte le possibilità e libertà d'esprimersi devono essere permesse a tutto vantaggio della personalità e della originalità, cioè della creazione artistica!